Nel cuore della penisola del Sinai, in Egitto, immerso nel deserto ma a pochi chilometri dal Mar Rosso, isolato e al tempo stesso protetto dal monte Horeb che lo sovrasta, il monastero di Santa Caterina o della Trasfigurazione è un gioiello di architettura, storia e religione. Per raggiungerlo bisogna attraversare il deserto di El Tih e superare i controlli della polizia che si ripresentano ad ogni cambio di governatorato. Dopo la chiusura temporanea ai visitatori del 2013, disposta dalle autorità egiziane per motivi di sicurezza, a seguito dei continui scontri con i gruppi jihadisti, il monastero ha subito un forte calo delle visite. Tuttavia, turisti e fedeli delle tre principali religioni monoteiste, cristiani, musulmani ed ebrei, continuano ad arrivare, affascinati dalla storia millenaria e ricca di significato del luogo. Il significato del monastero di Santa Caterina al Sinai è quello di ricordare il luogo in cui, secondo la tradizione biblica, Mosè ha parlato con Dio. Anzi, prima di tutto dovremmo dire Dio ha parlato con Mosè, perché nel monastero si conserva quello che i monaci ancora oggi mostrano come il roveto ardente, o almeno quello stesso arbusto che presumibilmente più di 3.000 anni fa avrebbe manifestato la sua voce a Mosè per chiamarlo, il luogo della vocazione di Mosè prima di tutto. Come narra il libro dell'Esodo, in fuga dall'Egitto il popolo di Israele arrivò al monte Horeb e si accampò alle sue pendici. Sulla vetta Dio stesso diede a Mosè le tavole della legge. E non solo, secondo la Bibbia qui gli rivelò il proprio nome, il tetragramma tuttora sacro e impronunciabile per gli ebrei. Dedicato a Santa Caterina d'Alessandria solo fra l'VIII e il IX secolo d.C., a seguito del ritrovamento del corpo della martire da parte dei monaci sulla cima del monte, il monastero vanta una storia lunga almeno 17 secoli. Sembra che sia nato all'epoca della regina Elena, la madre dell'imperatore Costantino, in un luogo già abitato probabilmente da anacoreti, da eremiti, e poi quello che noi vediamo è quello che Giustiniano, quindi circa nel VI secolo, ha poi organizzato come un piccolo fortino, perché completamente isolato nel deserto. Da allora è stato abitato, quasi continuativamente, da monaci greci ortodossi, oggi una ventina, divenendo così il più antico convento ancora popolato, grazie anche a un editto firmato da Maometto, ospitato a Santa Caterina durante un viaggio, che ne assicurava la protezione. Per l'architettura bizantina, l'inestimabile collezione di icone, oltre 2000 opere, e la raccolta di manoscritti antichi, uno fra tutti il Codice Sinaitico, una versione della Bibbia del IV secolo ora conservata alla British Library di Londra, è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Nel silenzio del deserto, dove anche la natura si colora per ingannare il sole e cercare un riparo, continua a nascere un fiore che non appassisce, malgrado i secoli e gli attacchi, come a suggerire una forza e una speranza insolite, ma reali.